edizione di Vinyl qua a Cuornier, organizzata dall'associazione Attività e Commercio di Cuornier, appunto. Primo salone internazionale, un grandissimo evento, una grande emozione. Sì, l'emozione è tanta. Stamattina ci sono gli ultimi preparativi per riuscire ad aprire. Ci siamo, gli espositori sono tanti, siamo riusciti a mettere un bel allestimento, perché viene a trovarci, sarà un momento interessante sia per il vinile sia per i pezzi d'epoca esposti, che hanno un loro valore molto importante nel tempo per ricordare quello che eravamo. E la manifestazione aprirà tra 5 minuti e cominciamo a vedere cosa succede. La musica protagonista a 360 gradi, appunto, attraverso i vinili, attraverso tutti questi dischi che sono qua esposti, e la musica che sarà anche protagonista nel pomeriggio e nella giornata di domenica. Sì, la musica soprattutto, le sette note saranno la chiave di tutta la giornata di oggi e domani. E durante il pomeriggio cominceremo con gli incontri con gli artisti, che ne arriveranno tanti. I primi saranno i personaggi per apriranno il pomeriggio di incontri. E la musica sarà tutto quello che ci porterà avanti la giornata, canzoni, ascolteremo dei vinili un po' anche più datati, vedremo cosa succede. E ricordiamo stasera che balliamo, sopra in auditorium, e faremo una bella serata anche lì, cercando di divertirci per toglierci addosso un po' questa stanchezza, perché abbiamo veramente corso per riuscire a fare tutto. Ci sono tantissimi espositori, il vintage che ritorna protagonista della nostra epoca. Sì, il vintage è ritornato, è fortissimo, sappiamo bene cosa sta facendo in giro per l'Italia e l'Europa. Qui abbiamo degli espositori che fanno anche delle presentazioni internazionali, quindi gente che è abituata a portare il vinile in giro per l'Europa. Arrivano da tutte le regioni del nord Italia, e per noi è un fiore all'occhiello, perché prima edizione riuscire a mettere insieme tanta gente così importante nel vinile è qualcosa di bello, piace anche a noi. Io vorrei ringraziare Disco Vintage, perché con loro abbiamo fatto un lavorone e spero anche loro con noi. I ragazzi di Canavace, che ci daranno una mano a gestire anche le attività aggiuntive all'evento. Ringrazio il mio gruppo che ci ha seguito e ha lavorato tanto, e ringrazio Neala che ci ha fatto, ha messo, diciamo così, la scintilla che ha fatto partire questa cosa. Il comune e tutti quelli che sono venuti, lo sponsor, abbiamo uno sponsor che è RLNet. E ringrazio tantissimo Fausto che ci ha seguito anche questa cosa. Grazie. Crisapulli, vice sindaco di Cuornier, questa manifestazione organizzata in collaborazione anche con il comune. Tu che sei vintage e ami la musica e tutto quello che è appunto vintage, cosa ne pensi di questa manifestazione? Guarda, sono veramente contento, ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti quelli che hanno permesso di fare questo evento, perché per me, che sono leggermente brizzolato e ancora un figlio delle due rotonde, oggi è un tuffo nel passato. C'è una cosa che mi fa veramente piacere. Adesso mi vado a vedere, faccio il giretto a vedermi tutte le vecchie cose, i vecchi dischi. È da un po' che aspettavo un evento così su Cuornier. Ringrazio ancora tutti e sono veramente molto molto contento. È proprio un tuffo nel passato. Cuornier è molto presente. Stiamo veramente in collaborazione con tutte le associazioni, stiamo veramente dando da fare per dare una botta di vita al paese. Assolutamente, Cuornier è presente, e noi ci siamo.